Palazzo di Giustizia riflesso nelle vetrate della pizzeria Peperino. Manco inventando di sana pianta una metafora, sarebbe possibile trovarne una più azzeccata. Ironia della sorte puntuale quanto controversa, vista l'indagine della procura per riciclaggio nei confronti del titolare dell'omonima catena, Pietro Savarese, che nel suo locale ospita ogni giorno decine di dipendenti del tribunale, dai giudici ai semplici impiegati. Ora, nel mirino della direzione distrettuale antimafia, coordinata dal procuratore capo Mastelloni, c'è quel plico sequestrato martedì dai carabinieri che conterrebbe, stando all'ipotesi, anche la contabilità parallela del locale di via Coroneo e della pizzeria Marinato sulle rive. Documenti che potrebbero spiegare, con riscontri nero su bianco, l'ipotesi di riciclaggio e il collegamento del sistema di ristoranti con la camorra napoletana. 12 indagati, tra cui 6 triestini, di cui al momento non trapelano i nomi, eccetto quello di Savarese, nell'operazione che ha come principale gola profonda il pentito Pasquale Galasso. Nella maxi operazione, che martedì ha impegnato complessivamente un centinaio di militari tra Fiamme Gialle e Carabinieri, con 30 perquisizioni fra Trieste, Udine, Verona, Milano e Napoli, sembra avvicinarsi il momento decisivo, quello che sancirà il passaggio ad un altro profilo giudiziario o ridimensionamento ad un'indagine per evasione fiscale. Scritture, quelle contenute nel plico, che avrebbero come destinazione Napoli, dove risultano aver sede le società che controllano le pizzerie triestine e le altre nel resto del nord Italia. Il tutto riconducibile a una holding capeggiata dall'avvocato napoletano Nicola Taglialatela, coinvolto nell'indagine assieme al padre di Savarese, Augusto. Accuse al momento completamente rigettate al mittente dai diretti interessati. Bisognerà vedere quali segreti rivelerà quel plico di documenti da cui ora dipende il futuro dell'indagine.